Buongiorno, leggiamo questa mattina da Prima Re, capitolo 18, versetto 21, e dice: fino a quando zoppicherete dai due lati? E ancora Deuteronomio, capitolo 30, versetti 19 e 20. Ti ho posto davanti la vita e la morte. Scegli dunque la vita, affinché tu viva, amando il Signore, il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce. Bisogna scegliere. La nostra vita è fatta di scelte. Dal mattino alla sera noi prendiamo delle decisioni, alcune senza conseguenze, altre definitive, senza possibilità di tornare indietro. Vi sono delle scelte importanti: gli studi, il lavoro, il luogo di residenza, il matrimonio. Vi sono anche delle scelte morali, quelle fra il bene e il male, la menzogna e la verità, l'umiltà e l'orgoglio, l'egoismo e la generosità, il coraggio e il timore. Dobbiamo scegliere continuamente. Tutti devono farlo. Ma soprattutto c'è la scelta della fede: vivere con Dio o senza di Lui. Questa scelta impegna il nostro futuro sia sulla terra che nell'eternità. Oggi Dio dice a ciascuno di noi: scegli la vita. Non chiudere il tuo cuore alla sua chiamata. È Lui che ha le parole di vita eterna. Non dire: ho del tempo davanti a me, mi deciderò più tardi. Il tempo scorre, giorno dopo giorno, e tu rischi di continuare a rimandare finché sarà troppo tardi la decisione più importante. È ovvio che nessuno sceglierebbe deliberatamente la morte anziché la vita, ma rimanere nell'indecisione equivale proprio a scegliere la morte. Nella sua parola, Dio dice: ecco l'ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi, capitolo 6, versetto 2. Oppure: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano. Atti, capitolo 17, versetto 30. Ascoltare, ubbidire a Lui equivale a ricevere la vita eterna. Significa trovare nel Signore Gesù tutto quello che ci vuole per vivere veramente la vita. Questa è la buona scelta. Meditiamo e che il Signore ci benedica.